i neogenitori ti diranno la stessa cosa. Anche se può essere una sfida, accogliere un piccolo nuovo arrivato in casa è una gioia e una benedizione. Ma quando Rebecca e Paul Callaghan hanno dato il benvenuto nel mondo alla loro bellissima figlia Matilda Rose nel 2010, la loro gioia è stata rapidamente sostituita dall'angoscia. Quello che i medici inizialmente pensavano non fosse altro che una voglia insolita, si sarebbe presto rivelato il segno di qualcosa di molto più grave. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Ogni genitore desidera che il suo piccolo fagottino di gioia nasca sano e abbia un'infanzia felice. Sfortunatamente, Paul e Rebecca Callaghan non sono stati così fortunati. La loro bellissima bambina, la piccola Matilda Rose, ha avuto problemi da quando era ancora all'interno dell'utero materno e alla fine la bambina è nata prematura. Ma purtroppo, per quanto le cose sembrassero gravi, né i medici né tantomeno i genitori erano consapevoli della gravità delle condizioni di salute della bambina fino a quando non è stata accolta nel mondo. Dal momento in cui Matilda è nata, i medici hanno notato subito che il suo viso era coperto di segni blu scuro e rossi. Inizialmente pensavano che fossero solo lividi di piccole scosse che poteva aver subito durante il parto. Ma purtroppo presto quella teoria si rivelò sbagliata. Quei segni erano qualcosa di molto più serio e non sarebbero andati via. La piccola Matilda Rose Callaghan ha dovuto passarne così tante durante la sua giovane vita e sta ancora lottando per la sua salute. Fortunatamente è una bambina forte e coraggiosa, e i suoi genitori fanno di tutto per starle accanto e sostenerla nella sua lotta continua. Già durante i primi giorni della sua vita, Matilda Rose ha dovuto subire numerosi interventi chirurgici. Il suo corpicino ha persino smesso di respirare due volte e i medici hanno dovuto rianimarla. Alla fine, gli specialisti hanno appreso che i segni sul suo viso erano i sintomi di due rare condizioni, una fistola tracheo-esofagea, ovvero una connessione anomala tra esofago e trachea, e la sindrome di Sturge-Weber, una malattia neurocutanea congenita rara, caratterizzata da malformazioni capillari sul viso e o malformazioni vascolari ipsilaterali all'occhio. Purtroppo, quest'ultima diagnosi significava che Matilda Rose avrebbe sperimentato glaucoma, convulsioni, debolezza e dolori sul lato sinistro del suo corpo, e persino difficoltà di apprendimento. Affinché le sue voglie non si diffondessero e colpissero il cervello o altri organi, dovevano essere curate con trattamenti laser, trattamenti a cui la piccola Matilda Rose dovrà sottoporsi probabilmente fino ai 16 anni e che le lasceranno segni sul viso, come tanti piccoli poà. Ovviamente la bellissima Matilda Rose, che oggi ha 11 anni, si sente diversa dai suoi coetanei. Le macchie sul suo viso sono i segni della sua lotta, cicatrici del suo coraggio. Ma per una bambina sono semplicemente una stranezza, un qualcosa che la fa sentire diversa e spesso vittima di sguardi indiscreti e male lingue. Gli estranei per strada la fissano, la mettono a disagio e spesso i suoi genitori sono stati fermati perché in effetti quei segni sul viso a primo impatto possono ricordare lividi dovuti a percosse e abusi. E ovviamente i Callaghan hanno il cuore spezzato ogni volta che le persone prendono in giro la loro figlia. Sanno che è troppo giovane per essere consapevole della sua condizione, ma temono che la sua autostima sarà sempre più fortemente compromessa man mano che la bambina cresce.
Il padre di Matilda Rose vuole che le persone conoscano la verità che si nasconde dietro l'aspetto di sua figlia. Vedono solo cosa c'è davanti a loro e saltano a conclusioni dolorose. Dice con le lacrime agli occhi. Vorrei che potessero vedere oltre quelle macchie. Vorrei che si accorgessero di che meraviglioso angelo è la mia bellissima Matilda Rose. Matilda non è in grado di camminare da sola e ha difficoltà a comunicare, ma i suoi genitori fanno del loro meglio per offrirle la migliore vita possibile. L'amano con tutto il cuore e sono sempre lì al suo fianco per combattere insieme a lei questa dura e lunga battaglia. Sono stati proprio loro a scegliere di raccontare la sua storia, perché vogliono che le persone siano consapevoli degli ostacoli che cercano di superare ogni singolo giorno, insegnando alla figlia la lezione di vita più importante di tutte. Non arrendersi mai. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Prossima storia. Ciao!